fanciulla in pericolo. Erano tutti morti. L'amore uccide. L'amavo. C'era un'altra scelta. Il passato è come un buco nero. Puoi provare a scappare, ma più corri, più questo cresce terribilmente alle tue spalle e lo senti sfiorarti i talloni. L'unica via di uscita è quella di voltarsi e affrontarlo. Siamo sulla scena del crimine, ripeto, siamo sulla scena del crimine. Ma è come guardare dentro la tomba della donna che ami. Controllate la zona, non sparate! O ficcarti in bocca la canna di una pistola, sentire il proiettile che freme dentro il tamburo, pronto a farti schizzare via il cervello. Lo stiamo perdendo. Varie ferite d'arma da fuoco, pupille dilatate, trauma, cranico, il zio solo sa cos'altro. È in stato di shock, intubato e spedito al reparto intensivo. Non risponde, questo tipo è conciato male, lo stiamo perdendo. Prima, quando mi sono svegliato in ospedale, ho pensato che peggio di così non potesse andare. Aprì gli occhi e tutto era sfocato. Lei era morta. Ero ferito. Il crimine che avevo commesso era come un pozzo profondo dietro di me. Dovevo scappare il più lontano possibile. Falsa partenza. Il letto dell'ospedale non era che un inizio. Mi ero già spinto oltre il punto di non ritorno e le cose non sarebbero potute che peggiorare. Il passato è come un puzzle, come uno specchio rotto. Mentre lo metti insieme i dettagli, un'immagine riflessa in continuo movimento, e tu cambi con lei, potrebbe distruggerti, farti diventare pazzo, ma potrebbe anche salvarti. Vedrai tutte quelle scelte che non sapevi di aver compiuto, dal far tardi al lavoro a discutere con un amico, invece di correre a casa dalla tua famiglia. Appagliatevi, gente! Circondate l'edificio, bloccate tutte le uscite! Baciandola, penso alla gelida legge di azione e reazione. Dove sono le unità di rinforzo? Andate alla centrale, abbiamo bisogno subito di tutte le unità disponibili! Ho paura, ma ricomincio dall'inizio, seguendo le mie stesse tracce fino alla scena del crimine. Volevo essere punito per quello che avevo fatto, ma Alfred Wooden mantenne la parola. Paradossalmente, grazie alla sua influenza, emersi dalla mia storia di violenza perfettamente pulito, un eroe. Non lo ringraziai, il mio stomaco non avrebbe retto, lasciai la dea. Tornai dove avevo cominciato, di nuovo al lavoro, alla polizia. Contro fuoco in un magazzino, una pattuglia sul posto. È mio, vado subito. Ricevuto. Non era una chiamata per uno degli omicidi, ma conoscevo l'indirizzo. Era il magazzino di Vladimir Lem. Era invischiato nel crimine organizzato. Tornammo indietro per un attimo. Come fratelli che combattono una guerra civile a fazioni opposte, parole sue. Che cavolo è successo, Payne? Hai fatto una cazzata. La sua morte è inaccettabile. Puoi fare di meglio. Per me era un semplice lavoro, come al solito. Ma tutto cambiò nel momento in cui le porte dell'ascensore si aprirono e apparve Mona. Annie Finn era una fabbricante d'armi in regola, con tutte le licenze a posto. Bene. La proprietà era di Vladimir Lem. Tre gruppi coinvolti. Al primo appartengono i cadaveri legati alla malavita russa. Tutti identificati come dipendenti della Finn. Il secondo è la mafia. E per finire, quei pagliacci travestiti da addetti alle pulizie. Hanno fatto un nome, Kaufman. Brutta storia ed è appena cominciata. Non mi piace, non mi piace nemmeno un po'. E tu, Payne, non ha senso. Winterson, occupatene tu. Omicidio, Sebastian Gate. Sarà il piatto forte di notiziari e giornali. Il senatore? Winterson era l'ideale per quel lavoro. Si trattava solo di cercare qualcuno. E anche bravura lo sapeva. Siamo fortunati, abbiamo un testimone oculare. Si appoggiò dolcemente sulla mia spalla come un angelo, forse un demone, bisbigliando avvertimenti. Non volevo ascoltare. Mona era la sospettata del caso Winterson. Non dissi d'averla vista, volevo prendere tempo. Per una volta fui sollevato dal senso di colpa. Lei era ancora viva, mentre tutti gli altri attorno a me morivano come mosche. Ufficio di Winterson. Dammi qua. Il suo ragazzo.
Cercai informazioni sulla fantomatica Splendor e su Kaufman. Nulla. Dovevo parlare con Vlad, sentire la sua versione ed essere il portavoce di cattive notizie su Annie Finn. Vlad aveva comprato il vecchio locale Ragnarok e lo stava rinnovando per aprire il suo ristorante trendy di nome Vodka. L'apparizione di Moni innescò una specie di disturbo, una schizofrenia. Sentivo un'euforia incontenibile, ma sulla carovana della vita erano saliti nuovi fantasmi del passato. Vinny Gognetti, genio del crimine, sta cercando di spazzare via chiunque entri in competizione nel traffico clandestino d'armi. Lo sgherro della mafia aveva fatto affari con qualcuno di veramente potente. Cosa hai detto che fai per vivere? Lo giuro sul mio onore, detective. Mi sono dato una regolata e adesso ambisco a nuove prospettive. Il Vodka sarà il ristorante migliore della città. Diventerò ricco e famoso. Annie era una principessa. L'hanno uccisa senza ragione. Quando ti sei fatto male alla mano? Ieri sono uscito con una vera tigre. Vuoi il numero? Diciamo che sono in servizio. Casa, dolce casa. La notte sembrava una porta spalancata, un eco del passato. Una creatura grottesca che riapre gli occhi nell'oscurità del mio cervello. So chiudere le palpebre e ti fa guardare nell'oscurità che hai dentro. E ora? Indirizzo sconosciuto. Non dormivo da parecchio tempo e quando lo facevo i miei sogni si trasformavano in incubi. Ero intrappolato in un brutto sogno. Il mio gemello cattivo aveva preso la mia compagna. In un incubo. Tutte le scelte che si fanno sono sbagliate. Seguendolo, scivolai lentamente in quella che era una realtà alternativa distorta. New York City. Mi svegliavo con il terrore che quel giorno sarebbe stato solo un sogno. Quando ti svegli hai una visione confusa del mondo. Quello che era logico nel sogno diventa insensato. Nessun salvataggio surreale, nessuna magica via di uscita. Sei sveglio. Mi svegliai quando qualcuno bussò alla mia porta. Mona, mi chiedevo quando ti saresti fatta vedere. Max, non sono qui per ucciderti. Non mi fai entrare. Sei in pericolo. Lo siamo entrambi. C'è una taglia su di noi. Non c'è nessun no in questa faccenda. Sei sospettata di omicidio. Dovrei portarti dentro. Mi nascondevo dietro al distintivo. Avrebbero fatto irruzione in casa tua. Sai che razza di casino là fuori. E poi dovrei credere che un ragazzo con una borsa piena di pistole e la testa piena di videogiochi possa trasformare un edificio in un tiro a segno. Mi si spezza il cuore. Cosa diavolo sta succedendo? Si riferiva a me. Avevo i miei dilemmi sui ripulitori che mi spiavano e su Mona. Secondo Vladimir Lem, dietro a tutto questo c'era Vincent Gognetti, il capo dei gangster. Sembra che abbia stretto un patto con un terzo interlocutore sconosciuto, forse i ripulitori. Non so, qualcosa non quadra. Se fosse vero, sono stato aggiunto anch'io alla lista di Gognetti. Avevo quasi mentito a bravura. Avevo bisogno di scoprire come stavano le cose prima che qualcun altro potesse insabbiare le prove, ma era solo una scusa. Mona era ormai un'ossessione, non riuscivo ad addormentarmi senza pensare a lei, era diventata più importante del mio lavoro. Aveva cercato di contattarmi lasciandomi il numero. È rischioso lasciare il numero alla polizia. Rintraccia la chiamata e vedrai che ti sto chiamando da Hong Kong. Winterson. Ti lascio il mio indirizzo. Assicurati di non essere seguito. Max, cosa sta succedendo? Che vuoi dire? Non fare stupidate. Credo che dovrai darmi qualcosa in più. Il circolo interno. Cosa sai? La società segreta dà la caccia a chiunque sappia della sua esistenza. Piantala, provalo. Ho un contatto al suo interno. È disposto a parlare. Alfred Wooden? No. Comunque posso portarti da lui. Non mi stava dicendo tutta la verità. Andiamo. Il circolo risale all'epoca delle vecchie sette massoniche, dove la corruzione e gli assassini colpivano tutti i livelli, compreso quello presidenziale. Certo. E io che pensavo che le teorie del complotto fossero fuori moda. Eccoci arrivati.
così sono loro. Questa volta sarò io l'unico con la pistola. A che piano? Lo stanno cercando. Gli ascensori vengono attivati da questo bancone con le chiavi degli appartamenti. Ne hanno bloccato la maggior parte ai piani dove si trovano. Le guardie hanno dato l'allarme prima di essere uccise. Dobbiamo sbrigarci. Non dovremmo aspettare gli sbirri. Prendi, così potremo rimanere in contatto.